Devo dire che è un work in progress del rilancio dell'attività siderurgica a Piombino. Finché si svolge una sorta di competizione per chi arriva primo a riprodurre l'acciaio fra Jindal e Metinvest, insomma, pensiamo che i risultati arrivino. E quindi anche l'incontro con il ministro di Jindal su quella che è la destinazione delle aree demaniali non poteva che essere fra di loro, perché si parla di aree demaniali, quindi dello Stato. È evidente che scatta un meccanismo in cui ognuno propone sempre di più e meglio, e noi dopo anni in cui chi occupava quelle aree non faceva niente, vedere che Jindal si risveglia, propone investimenti, Metinvest si propone con le caratteristiche di un nuovo soggetto che col forno elettrico può produrre quell'acciaio che non può più realizzare a Mariupol per questa azienda ucraina che qui si è collegata con Danieli. Io sono davvero speranzoso. Certo, dovrà essere un'attività in armonia in quelle aree da quello che è la nuova realizzazione delle acciaierie di Metinvest e quello che è la produzione delle rotaie con i laminatori da parte di Jindal. Ma insomma, anche in questo caso un po' di sana competizione sta svolgendo un'azione positiva.